Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie like. Antonino, infastidito dalla gelosia di Edoardo, esprime la propria opinione ad Antonella. Antonino, dopo la discussione con Edoardo, ci tiene a chiarire anche con Antonella e le spiega la sua posizione. Il ragazzo si mette subito sulla difensiva e, stizzito, decide di non scherzare più con le donne della casa. Non vuole passare per un ragazzo che ci prova con tutte. Antonella minimizza l'episodio, anche per lei era un gioco, un'attività che non pensava destasse così tanta gelosia. Non vede Antonino come un Latin lover, anzi, è sempre stato molto discreto e non si è sbilanciato con nessuna. Antonino fa un mea culpa, il suo problema è che non vede malizia in quello che fa. Aveva già ricevuto diversi massaggi da Antonella, non pensava che l'ennesimo potesse innescare una reazione simile. Solitamente si fa avanti solamente se percepisce un interesse anche da parte della donna e cerca sempre di essere rispettoso. Le insinuazioni di Edoardo, specie quelle in cui fa credere che i massaggi siano stati richiesti con l'intento di far ingelosire Jaele, gli provocano molto fastidio perché le avverte come lontane dal suo essere e dal suo sentire. Jaele si avvicina e si scusa, non voleva scatenare un putiferio il giorno del suo compleanno. Forse non doveva dire ad Edoardo del massaggio, ma non l'ha fatto in malafede. Spera comunque che Antonino non si allontani da lei e continui a scherzare. Lei ama suo marito, il resto è semplicemente un gioco. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.